Ci sediamo sul tappetino, gambe incrociate, usate il cuscino e vi sedete in cima al cuscino in modo che solo l'ultima parte dei glutei siano in contatto con il cuscino. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi e iniziamo a respirare profondamente. Inspira ed espira dal naso. Lunghe respirazioni profonde. Usiamo questi primi momenti della pratica per radicarci bene, lasciare andare tutte i pensieri, le preoccupazioni, tutto ciò che in questo momento non ci serve, lo lasciamo andare. E portiamo l'attenzione sul respiro. E poi inspirando portiamo le braccia verso il cielo, uniamo i palmi, palmo a palmo, portiamo anche lo sguardo al cielo. Intrecciamo le dita delle mani, le allunghiamo, i palmi verso il soffitto, riportiamo il mento parallelo a terra e continuiamo ad allungare bene la colonna verso l'alto. E poi espirando libero le mani, le porto avanti e cammino bene in avanti, le mani mi allungo mantenendo i glutei attaccati bene al pavimento, radicati. Inspirando riporto le mani verso di me, tiro su il busto, mano sinistra accanto al fianco sinistro appoggiato a terra, inspiro braccio destro verso il cielo ed espiro piego il gomito sinistro, mi allungo bene verso sinistra. Sento allungare tutto il lato destro del corpo, dal gluteo destro fino alla punta della mano destra. Inspiro, torno al centro, braccio sinistro su ed espiro, mano destra a terra accanto al gluteo destro, allungo bene verso l'alto e poi piego il gomito destro e mi vado a piegare verso destra. Lo sguardo può andare a terra o in alto verso il cielo. Allungo bene l'ultima volta, poi espiro, libero le caviglie, porto le mani davanti alle ginocchia e mi porto in quadrupedia. Il cuscino lo spostate, lo appoggiate accanto al tappetino. Iniziamo gli allungamenti del gatto, quindi ginocchia alla distanza del bacino, sotto il bacino, mani alla distanza delle spalle. Inspiro, inarco la schiena, mandiamo il codino verso il cielo. Quando espiro, arrotolo la colonna, tiro l'ombelico verso la colonna. E ancora, inspira, inarca la schiena, prima del petto, ed espira, spingi via il tappetino da te, mento al petto. Ancora, inspira, inarca, espira. Inspira, posizione della mucca, ed espira, posizione del gatto. Ancora due. Cercate di far sì che ogni movimento sia della stessa durata del respiro. E l'ultimo. Distendiamo la gamba destra indietro, il braccio sinistro in avanti all'altezza della spalla e solleviamo la gamba destra da terra. Inspiro, allungo ed espiro, gomito a ginocchio. E ancora, inspira, espira, gomito a ginocchio. Ancora, inspira, espira. L'ultima volta, inspira, allunga bene, piega il ginocchio destro, con la mano sinistra vai a prendere la caviglia, spingi il piede contro la mano e tiri su. Alziamo anche il viso verso il cielo.
e poi libero. Inspiro allungo, mano sinistra in linea con il ginocchio sinistro, piede destro in linea con la gamba sinistra, alzo il braccio destro verso il cielo e lo porto lungo l'orecchio. Quindi tiro bene dalla pianta del piede destro alla mano, cercando di aprire il petto, sentiamo allungare tutto il lato destro del corpo. Ed espira, ritorna, mano e ginocchio a terra. Dall'altra parte, distendo la gamba destra, allungo il braccio sinistro, inspira ed espira, contrai. Scusate, dall'altra parte, quindi gamba sinistra, distendo la gamba sinistra, allungo il braccio destro, espira, contrai, inspira, allunga, espira, contrai. Ancora inspira, allunga, espira, contrai, l'ultimo, inspira, allunga, piega il ginocchio sinistro, con la mano vai a prendere il piede, spingi il piede contro la mano, questo ti aiuta ad aprire la spalla destra verso il cielo, sguardo su e libero. E allineo il piede sinistro con la gamba destra, la mano destra con il ginocchio destro. Inspiro, apro il petto, braccio sinistro verso il cielo e poi lo porto lungo l'orecchio sinistro e allungo bene. Ed espira, mano e ginocchio a terra. Piantiamo bene le dita dei piedi, inspira, quando espiri sollevi i glutei e le mani verso il cielo, cane a faccia in giù. Iniziamo a camminare, a pedalare le ginocchia, quindi stendo uno, piego l'altro, cerchiamo di far aderire bene il tallone opposto, quindi piego il ginocchio sinistro, stendo bene la gamba destra, cerco di spingere il tallone verso il pavimento e poi cambio. Distendo entrambi i piedi, allungo bene, inspiro, porto il piede destro verso il cielo, piego il ginocchio, apriamo i fianchi uno sull'altro, reverse dog. Qui facciamo dei cerchi con la caviglia destra in senso orario, in senso antiorario. E poi stendo la gamba destra, cerco di portare i fianchi paralleli al tappetino ed espirando piede destro a terra. Dall'altra parte, gamba sinistra su, allungo, piego il ginocchio, apro i fianchi uno sull'altro, faccio i cerchi in una direzione e nell'altra e poi stendo la gamba sinistra, cerco di portare i fianchi paralleli al tappetino ed espiro, ritorno con il piede sinistro a terra e da qui camminiamo le mani verso i piedi. Quindi vado in fondo al tappetino, piedi alla distanza del bacino, afferro il gomito opposto e dondolo da destra a sinistra. Quando vado a sinistra piego il ginocchio sinistro, quando vado a destra piego il ginocchio destro. Ragdoll, mi cullo proprio come se fossi in un'amaca. E poi mi fermo al centro. Gambe distese, ginocchia distese, cerco di spostare il peso il più possibile sull'avampiede, come se il tallone sfiorasse il pavimento. Sentite come cambia l'aderenza del piede a terra e sentite come entrano in gioco muscoli diversi della gamba. Appoggio le mani a terra, inspiro, allungo la colonna a metà, Ardha Uttanasana. E respiro, scendo, Uttanasana, altri due, inspiro, Ardha Uttanasana. Quando lo fate schiacciate bene i piedi a terra e sentite che si attiva l'interno della gamba. Espiro, libero, l'ultimo, inspira, ed espira, scendi, ginocchia morbide, mento al petto, srotola la schiena, sali, inspira, braccia su. Ed espira, mani al cuore. Bene, camminiamo all'inizio del tappetino,
Le ali si sono uniti, i talloni sono distanziati, congiungo le mani in preghiera al centro del cuore, palmo a palmo, e iniziamo con il saluto al sole. Inspira, braccia su, espira, mani a terra. Inspira, allunga metà, ed espira, passo indietro, panca, con tutti e due i piedi, ginocchia. Codino in fuori, piego i gomiti, petto mento, scivola in avanti, spalle indietro, baby cobra, ed espira, cane la faccia in giù. E rimaniamo qui, tre respiri. Posso sempre fare la posizione del bambino se voglio, quindi ginocchia a terra, i lati del tappetino, alluci uniti, altrimenti rimango qui. Ancora uno. Ed espira. Inspiro, sollevo i talloni. Espiro, piego le ginocchia. Aspettiamo a saltare, quindi portiamo un piede e poi l'altro in cima al tappetino. Allunga metà, inspira. Ed espira, fronte tibie. Inspira, braccia su, palmo a palmo. Espira, mani al cuore. Ancora, inspira su. Espira, Uttanasana, piegamento in avanti. Inspira, Ardha Uttanasana, mezzo piegamento, ed espira, passo indietro subito nella panca, forte l'addome, spalle sopra i polsi, ginocchia a terra, piego i gomiti, mando il codino in fuori, petto mento a terra. Da qui scivolo in avanti, ruota le spalle indietro, baby cobra, inspira, ed espira, cane faccia in giù, tre respiri. Inspiro, sollevo i talloni, espiro, piega le ginocchia, di nuovo prima un piede e poi l'altro. Testa su, allunga, Ardha Uttanasana, ed espira, Uttanasana, fronte tibia. Inspira, braccia al cielo, palmo a palmo, espira, mani al cuore. L'ultima volta così, inspira, braccia su, espira, Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, ed espira, passi indietro. Chi vuole, da qui, facciamo un cambiamento. Anziché portare le ginocchia a terra, dalla panca piego solo i gomiti. Chaturanga, scendo, ventre e petto a terra, stendi le punte, spalle indietro, inspira, cobra, ed espira, cane faccia in giù. Rimango, tre respiri. Allunghiamo bene. Ora, chi se la sente salta, quindi inspiro, sollevo i talloni. Espiro, piego le ginocchia, sguardo oltre le mani, salti avanti, testa su, allunga, fronte tibia. Inspira. Braccio al cielo ed espira, mani al cuore. Bene, chiudiamo un attimo gli occhi, ascoltiamo il ritmo del nostro respiro, il battito del cuore, il rumore del respiro. E siamo qui in osservazione. Lasciamo andare tutto, lasciamo andare i pensieri. Cerchiamo di riportare l'attenzione al momento presente. Espira, apri gli occhi. Ok, passiamo al saluto al sole B, ma in realtà lo modifichiamo, quindi è una sequenza di vinyasa. Portiamo le braccia lungo al corpo, palmi delle mani rivolti in avanti, gli alluci sono uniti, i talloni sono leggermente distanziati. Pieghiamo le ginocchia, ma le teniamo incollate, come se volessimo stringere un foglio di carta. Con le mani strusciamo il pavimento, il tappetino, e le portiamo su. Utkatasana, la posizione della sedia. Rimango qui, inspiro, sollevo
Sollevo i talloni, espiro, li riporto a terra. Inspiro, su, espiro a terra, l'ultimo, inspiro, su, espiro a terra e scendo Uttanasana. Inspira, allunga a metà, come prima, passo indietro, panca, piego i gomiti, chaturanga, spalle indietro, cobra, espira, cane faccia in giù. Piede sinistro verso il cielo, espira, piede tra le mani. Siamo forti sulla punta del piede destro, il tallone che guarda verso l'alto, porto le braccia su, crescent lunge, inspira, espira, apri, guerriero 2. Allineate bene i talloni uno all'altro, ruota il palmo sinistro, inspira, reverse, sguardo verso il tallone destro ed espira, Padmasana. Quindi appoggiamo il gomito sinistro sulla coscia, apriamo bene il petto. Il primo Padma lo facciamo così, poi dopo intensifichiamo, respiriamo bene qui. Sentite bene aprire tutta la zona dell'interno coscia, dell'anca destra ed espira. Mano destra a terra, solleva il tallone destro, braccio sinistro verso il cielo. Da qui appoggio il tallone destro a terra, porto il piede sinistro sul destro. Vasisthasana, side plank, mano sinistra sul fianco sinistro o su verso il cielo. Tengo, così rinforziamo un pochino l'addome. Ed espira, mano sinistra a terra, panca, piego i gomiti, chaturanga. Inspira, cobra, ed espira, cane faccia in giù. Bene, facciamo subito l'altro lato, quindi piede destro verso il cielo. Espira, piede tra le mani, piega bene il ginocchio destro, gambe forti. Inspira, press and lunge. Ed espira, guerriero 2. Allineate i talloni uno all'altro. Ruota il palmo destro. Inspira, reverse. Ed espira, Padmasana. Avambraccio sulla coscia, braccio sinistro lungo l'orecchio. Cercate di controllare che il ginocchio destro sia esattamente sopra la caviglia destra. La coscia destra è parallela al tappetino. Espira, mano sinistra a terra, solleva il tallone sinistro, braccio destro verso il cielo in reverse. In twist, scusate, da qui appoggiate il tallone sinistro a terra, il piede destro viene sopra al sinistro, Vasisthasana. Se questo fosse troppo, mettiamo i piedi uno davanti all'altro, la mano può andare sul fianco oppure su. Tengo, qui spingete bene, i fianchi devono andare su, non state così, spingete bene su. Ancora, uno, due e tre, con controllo, mano destra a terra, torno nella panca, forte l'addome, guardo avanti, piego solo i gomiti e scendo, spalle indietro, cobra ed espira, cane faccia in su, in giù, scusate, oggi yoga dislessia e respiro qui. Inspira, solleva i talloni, espira, piega le ginocchia, passi o salti avanti. Testa su, allunga, espira, fronte tibia. Piega le ginocchia, Utkatasana, inspira ed espira, Samastiti. Bene, lo rifacciamo. Inspira, Utkatasana, espira, Uttanasana. Inspira, Ardha Uttanasana, allunga, passi indietro, panca, chiediamo i gomiti, chaturanga, spalle indietro, cobra,
Espira, taglio in faccia in giù. Gamba sinistra verso il cielo, inspira. Inspira, piede tra le mani. Radicate bene i piedi, sguardo avanti, braccia su. Crescent lunge. Espira, guerriero 2. Inspira, reverse. Ed espira, pasva con asa. Se volete potete andare con la mano all'interno della gamba, quindi mano a terra all'interno, oppure come abbiamo fatto prima. Adesso aggiungiamo un pezzettino, quindi da qui faccio questo, vengo leggermente su, piego il ginocchio destro, stendo la gamba sinistra, Skandasana, quindi il piede destro è rimasto uguale. Ve lo faccio rivedere, quindi sono qui, Pasvakonasana, i piedi rimangono uguali, faccio solo un lavoro di gambe, quindi stendo la sinistra, piego la destra, stacco il piede sinistro da terra, mano in preghiera. Ora da qui vado dall'altro lato, quindi inspiro, piede sinistro a terra parallelo, piede destro, lo stacco il tallone e vai. Vi potete aiutare con le mani, eh? Inspira. Ancora. L'ultimo. E da qui vado a fare Pasvakonasana da quel lato, quindi i piedi non li giro, attacco solo il piede destro a terra, schiaccio il piede destro, piego il ginocchio, stendo la gamba sinistra, avambraccio sulla coscia, allungo, Pasvakonasana da questo lato, ho solo cambiato lato, rimango. Inspiro, vengo su. Distendo le gambe, accorcio leggermente le distanze. Mano sinistra, fianco sinistro, braccio destro in avanti. Adesso il fianco va indietro, vedete? Fa questo movimento, come se con un filino mi tirassero. E poi inspiro, vado avanti, 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 avanti il più possibile. E poi scendo. Chi riesce, aggancia l'alluce. In alternativa, mano sulla caviglia. Yogi's choice, sempre. La mano sinistra è in alto oppure sul fianco, se questo vi aiuta a avere un pochettino più di stabilità e soprattutto ad aprire. Bene. Ancora un respiro. Benissimo. E poi da qui inspiro, torno su. Ed espiro, mani a terra, ai lati del piede davanti, tallone sinistro a terra, piede destro sul sinistro, Vashistasana, side plank. Ed espira, mano destra a terra, panca, piega i gomiti, chaturanga. Inspira, cane faccia in su, cobra. Espira, cane faccia in giù. Benissimo. Ci siamo ritrovati dall'altro lato. Quindi abbiamo fatto la gamba sinistra, adesso facciamo la gamba destra. Prendete un respiro, quando vuoi inspira, piede destro verso il cielo, espira, piedi tra le mani, inspira, crescent lunge, espira, guerriero 2, inspira, reverse, espira, Pasvakonasana. Vado giù con la mano a questo punto, se possibile, se no sempre avambraccio sulla coscia. E poi da qui andiamo in Skandasana, quindi vengo su con le braccia, stendo la gamba destra, piego il ginocchio sinistro, Skandasana, inspira, espira, cammina le mani dall'altro lato. E vai, espira, inspira, espira, inspira ed espira. Ancora uno ed espira. Ci fermiamo di là, quindi
Appoggiamo il piede sinistro, stendiamo la gamba destra, mano all'interno della gamba sinistra, apri, inspira, Padmasana come prima. E da qui sguardo a terra, con l'inspirazione vengo su, stendo entrambe le gambe, accorcio un po' le distanze, allineate bene i talloni. Braccia all'altezza delle spalle, mano destra, fianco destro, inspira, allunga bene in avanti e scendi. Indice e medio della pace agganciano l'alluce, apri bene, braccio destro verso il cielo. Piantate bene i piedi a terra, sono le vostre ventosine. Più spingete con i piedi, più anche tutti i muscoli delle gambe si attivano. Questo vi aiuta a essere più stabili. Guardo a terra, con l'inspirazione mi riporto su e poi espiro, piego il ginocchio sinistro, mani a terra. Da qui vi ricordate c'è Vasisthasana, quindi tallone destro a terra, gamba sinistra sopra la destra, tengo due respiri ed espiro, mano sinistra a terra, Chaturanga, cane a faccia in su, inspira. Ed espira, Adho Mukha, cane faccia in giù, bene, allungo bene e poi da qui inspiro, sollevo i talloni, espiro, piego le ginocchia, salto passi avanti, inspira, testa su ed espiro, fronte tibie, piega le ginocchia, Utkatasana, braccia al cielo ed espira, mani al cuore. Bene, chiudiamo un attimo gli occhi. Braccia lungo il corpo, pieghiamo le ginocchia, Utkatasana, di nuovo braccia su, tengo, inspira ed espira. 5, inspira. Ancora 3. Ancora 2. Forza, non mi mollate. Ora scendo, 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 scendo e mi siedo. Indovinate? Gambe su. Ok, Navasana. Quindi sedetevi bene sugli ischi. Se volete tenete le ginocchia piegate e le mani sotto le ginocchia. Opzione 1, opzione 2, stendo le gambe, anzi, opzione 2. Ginocchia piegate senza braccia, quindi tengo solo con l'addome, schiena dritta, respiro qui. 5, 4, 3, strizzate le ginocchia insieme. 2, ancora 1. Ora espira, Ardha Navasana. Inspira, Navasana, espira. Ne facciamo 7, fuori. 6, 5, 4, 3. Non mollate mai, 2, piuttosto metto le mani dietro, non mollate. L'ultimo e mi abbraccio. Bravissime. Ci sdraiamo sulla schiena, dondoliamo destra e sinistra, massaggino la schiena. Ok, adesso iniziamo a dondolare avanti e indietro per la lunghezza del tappetino, così. Facciamo un massaggino alla schiena in questo senso. Quando avete abbastanza equilibrio, vi prendete un po' più di slancio e vi tirate su nello squat degli yogi, Malasana. Pronti via? Ale. Riprovate se alla prima non vi è riuscita. È solo una questione di leva e di equilibrio. Ci ritroviamo in questa posizione. E poi da qui appoggiamo le mani a terra, passo passo, cane a faccia in giù. Allora,
Solleva il piede sinistro verso il cielo, piega il ginocchio, porta il ginocchio avanti. Per pigeon, la posizione del piccione. Quindi, ginocchio sinistro in linea con il polso sinistro. La caviglia destra più o meno è in linea con il polso destro, ma è molto vicina al vostro isco, alla gamba destra. Rimango un po' su, allungo, bene. E poi inspirando, scendo sugli avambracci o addirittura allungo proprio le braccia, appoggio la fronte a terra. Rimaniamo per 5 respiri. Sentite allungare bene il fianco sinistro, il gluteo, l'adduttore della gamba sinistra. E poi avvicino le mani alle spalle, inspiro, srotolo, apro bene in arco, appoggio la punta del piede destro, risucchio il ginocchio e spingo la gamba indietro, cane a faccia in giù. Dall'altra parte, piede destro verso il cielo, inspira, porta il ginocchio in avanti e lo metti dritto dritto dietro al polso destro. Ci sono, sono ancora qui, quindi eravamo nel lato destro, quindi ginocchio dietro il polso, gamba dietro bene allungata, ci spostiamo dal lato destro, apriamo il petto, pigeon, posizione del piccione. E poi lentamente vi sdraiate in avanti, allungate bene le braccia, fronte a terra. Ancora due respiri. E poi porto le mani vicino alle spalle, inspiro, allungo, questa volta non vado nel cane faccia in giù, appoggio il gluteo destro a terra, porto avanti la gamba sinistra e mi trovo in questa posizione. Da qui mi sdraio a terra, abbraccio le gambe, le stringo al petto, dondoliamo leggermente destra e sinistra e poi incrocio la gamba destra sulla sinistra, appoggio il piede sinistro a terra, sollevo i glutei, li mando un po' verso destra e porto le gambe dall'altro lato opposto. Apro la spalla destra e l'appoggio al pavimento, braccio all'altezza della spalla e mi abbandono totalmente al peso della gravità, lasciando che sia il peso della gravità a fare tutto il lavoro in questa torsione gentile supina. Chiudiamo gli occhi. Se possibile ruoto anche il volto verso destra. Bene, inspiro, torno al centro, libero le gambe. E le vado a incrociare dall'altra parte, quindi gamba sinistra sopra la destra, sollevo i glutei, ruoto le gambe a destra, apro il petto, lo sguardo va verso sinistra. Va
Posso anche aprire entrambe le braccia, mi abbandono completamente, mi lascio andare. Bene, da qui ritorno al centro, abbraccio le gambe un'ultima volta e ruoto sul mio fianco preferito, destro o sinistro, scegliete voi. Mi fermo qui un attimo. Prendiamo un paio di respiri profondi. E poi con la mano vi spingete e vi portate in una posizione seduti, come abbiamo iniziato. Se volete vi potete sedere sul cuscino oppure senza, tanto stiamo poco. Da qui porto le mani al cuore, chiudo gli occhi, ritrovo quel respiro profondo e poi inspiro, porto le braccia al cielo. Espira, mani al cuore. Disegna un sorriso sul tuo viso. Namaste.